Boy Scout chiude due reparti della sede di Chiavari. 20 persone saranno licenziate a settembre. La decisione della multinazionale Adol, che ha comprato la piattaforma dati sul calcio. I sindacati si mobilitano. Tunnel Fontana Buona. Il sindaco della città metropolitana chiede al consiglio metropolitano di sollecitare gli uffici del ministero per sbloccare l'iter fermo da troppo tempo. Sarà presentato un ordine del giorno. Temperature in aumento nelle massime e tassi di umidità molto alti sulle coste della Liguria. I consigli su come resistere al caldo e la raccomandazione di prestare più attenzione alle persone che vivono da sole. I cinghiali in Liguria sono troppi, secondo Coldiretti, che chiede alla regione un piano straordinario di abbattimenti. Questa mattina manifestazione in piazza De Ferrari a Genova. Aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di addetto alla postazione di Saldo Carpenteria, due edizioni curate dal Villaggio del Ragazzo, dal Cisita di La Spezia. Per i partecipanti prevista un'indennità di 1000 euro al mese. Cosa fare quando ci si perde nel bosco per chiedere aiuto e cosa devono fare i soccorritori in queste situazioni? I temi al centro dell'incontro organizzato dalla Società Italiana di Psicologia delle Emergenze della Liguria nella sede della Croce Bianca Rapallese. Due defibrillatori donati alle pubbliche assistenze di Rapallo da Apteba, uno strumento fondamentale per il primo soccorso, semplice da usare ma che può salvare delle vite. Buonasera, bentrovati e bentrovate al nostro telegiornale. Boy Scout chiude due reparti nella sua sede di Chiavari e 20 persone saranno licenziate. La multinazionale americana Adol ha deciso di spostare due unità operative a Mumbai, in India. Nata nel 2006 in Nebraska come piattaforma per la gestione dati nell'ambito del football americano, basket e volley, nel 2019 la società ha comprato Boy Scout, che gestisce una piattaforma calcistica che conta 118 dipendenti fra Milano e Chiavari. I sindacati si stanno mobilitando, chiedono un intervento alla politica locale, incontreranno le istituzioni regionali e cercano di trovare soluzioni che già ora si annunciano molto complicate. Sentiamo. Boy Scout è stata acquisita da un colosso americano, Adol, nel 2019, quindi i dipendenti si interfacciano con Adol e i responsabili di Adol hanno comunicato con molta freddezza ai lavoratori tramite una call conference che entro settembre due reparti dalla loro azienda sarebbero stati trasferiti in India. Quindi nella sede di Mumbai. Adol ha diverse filiali in tutto il mondo, e tra cui appunto Mumbai, dove evidentemente ha deciso di fare questo trasferimento di manodopera, cancellando la manodopera locale su Chiavari. Tra l'altro, se leggiamo la storia di Adol, vediamo proprio come questa multinazionale americana in maniera seriale acquista i competitors da anni, quindi una serie di operazioni di acquisizione di varie aziende rivali, ok, per in sostanza ripulire il mercato e avere il monopolio. 20 famiglie sul lastrico, 20 persone disperate, una procedura aperta che ci vedrà venerdì pomeriggio partecipi di un primo esame congiunto come previsto dalle procedure. È lapalissiano di quanto questa operazione sia speculativa, quindi non c'è una reale necessità di chiudere due reparti, bensì la necessità dell'azienda di fare puro margine di guadagno, lasciando a casa dei lavoratori con famiglie e tra l'altro tra loro, ahimè, c'è anche un lavoratore titolare di 104, quindi questa cosa qua è gravissima. Noi ci muoviamo sul tavolo nazionale, ci muoviamo anche sul territorio, non lasceremo, come da sempre la CGIL ha fatto, i lavoratori da soli, questo mai, sapendo che sarà una battaglia durissima.
Il caso dei lavoratori licenziati di UE Scout arriverà anche all'attenzione del Parlamento. La deputata del Partito Democratico, Valentina Ghio, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione che sarà discussa alla Camera dei Deputati, con la quale chiedere al governo di attivarsi per garantire il futuro dei lavoratori. Analogo documento sarà presentato in Consiglio regionale dal consigliere Luca Garibaldi per chiedere alla Regione di attivarsi per esprimere la propria contrarietà a quanto sta accadendo. Il sindaco di Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Consiglio di preparare e presentare durante la prossima seduta un ordine del giorno con il quale chiede al Ministero dell'Ambiente di sbloccare l'iter del progetto del tunnel della Fontana Buona. È da mesi che la pratica è arenata a Roma, ha detto Bucci, dobbiamo mandare un segnale forte per far ripartire l'opera. Sentiamo un passaggio del suo intervento di questo pomeriggio. Questa pratica è 6 mesi circa che al Ministero dell'Ambiente, non voglio usare un termine poco corretto, però per usare un termine marinaresco direi che è arenata e non si riesce a capire come fare a disinnescarla. Io penso che, siccome vogliamo tutti andare sull'obiettivo, sia opportuno e suggerisco al Consiglio metropolitano di fare una, suggeritemelo voi, delibera, contro delibera, manifestazione, ordine del giorno. Ordine del giorno è poco forte, farei qualcosa di molto più forte. E quindi chiedo a qualche gruppo politico o qualcuno di voi che voglia fare una proposta operativa, e io vorrei metterla ai voti in Consiglio metropolitano per mandarla poi a Roma perché si sappia che il territorio vuole questa opera e siccome sappiamo che la Commissione VIA ha approvato tutto a fine maggio, non si riesce a capire perché il Ministero non abbia ancora mandato l'approvazione. Quindi io ritenevo opportuno dirlo, condividere questa cosa con voi e chiedere a qualcheduno, magari anche tutti i gruppi, sarebbe la cosa più bella in assoluto, se tutti assieme firmassero una proposta che poi votiamo per accelerare, insomma, dite, voi siete più esperti di me per far sì che si faccia sapere a Roma che queste cose sono inaccettabili, il territorio ha bisogno di quest'opera, è già finanziata, c'è il progetto, sono pronti a partire e non si può partire perché manca questo pezzo di carta. Scusate se l'ho messa in questi termini, questa è la mia richiesta. Intanto sono stati ufficializzati alcuni avvicendamenti all'interno del Consiglio metropolitano di Genova in seguito ai risultati delle elezioni amministrative di giugno. C'è stato l'ingresso di 3 nuovi consiglieri, tra cui 2 donne, Elena Manara e Patrizia Altobelli, alla loro prima esperienza in ambito metropolitano, e un ritorno per Giovanni Colorado, che già aveva fatto parte del Consiglio provinciale prima della trasformazione dell'ente. Era stato anche uno dei protagonisti del primo ciclo amministrativo metropolitano dal 2014 al 2017. I 3 prendono il posto di Franco Senarega, Maria Caterina Peragallo e Giorgio Tasso. Contestualmente sono anche state ufficializzate dal sindaco metropolitano Marco Bucci le deleghe ad Andrea Rossi e Giacomo Robello. Il primo, consigliere del comune di Cogorno, sarà consigliere delegato a pianificazione territoriale, supporto ai comuni e viabilità, mentre Robello, consigliere del comune di Arenzano, ricoprirà il ruolo di consigliere delegato a organizzazione e transizione digitale. Cambiamo argomento. Dall'inizio di questa settimana il caldo afoso e una presenza costante sulle località costiere della Liguria, giornate molto assolate, con temperature intorno ai 30 gradi e tassi di umidità molto elevati. Condizioni apparentemente normali per il periodo estivo, ma è bene fare attenzione. Sentiamo. Temperature alte e tassi di umidità elevata sono un problema per gli esseri umani e se il caldo e l'afa sono condizioni alle quali si fa l'abitudine e sono presenze costanti in estate per le località costiere della Liguria, bisogna comunque fare attenzione e avere alcuni accorgimenti. Sottolineiamo comunque che al momento non siamo ancora ai livelli di rischio, le cosiddette giornate da bollino rosso. Pur non essendoci temperature eccessivamente elevate, il tasso di umidità ambientale è alto, per cui la temperatura percepita, che è quella che sente il nostro organismo, è abbastanza alta, non tale da rischiare in questo momento danni importanti per la popolazione, però è già un momento di preallerta soprattutto per le persone fragili. Intanto ricordiamo che le persone più esposte sono quelle che abitano in città, specie nei grandi centri, con poche aree verdi e il traffico che contribuisce all'aumento del calore. La prima raccomandazione, la più scontata, ma non è sempre possibile rispettarla, è di non uscire nelle ore più calde, cioè dalle ore 11 alle ore 18.
Nel caso è consigliato avere un cappello, occhiali da sole e crema protettiva. In questi orari è bene anche evitare di praticare attività fisica e svolgere lavori di fatica sotto al sole. Poi vestirsi in modo adeguato, anche in casa, con cappi leggeri, non aderenti, che traspirino, meglio cotone e fibre naturali. Bere molta acqua durante il giorno, magari fresca, ma a temperature non estreme. Mangiare alimenti che ne contengano molta, come frutta e verdura. Fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca. Per ridurre le temperature in casa, chiudere gli scuri, tappadelle o persiane, ma lasciare aperte le finestre. Se si hanno condizionatori, non impostare temperature troppo basse, mantenersi tra i 24 e i 26 gradi centigradi. Se si entra in un'auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire gli sportelli, poi iniziare il viaggio a finestrini aperti o con il sistema di climatizzazione. Non lasciare mai nella macchina in sosta, neanche per poco, bambini o animali. Infine, un consiglio che vale per il caldo ma non solo, è quello di cercare di avere più attenzione per le persone che vivono da sole, magari anziane, sentirle per sapere come stanno, chiedere se hanno bisogno di aiuto per commissioni o altre faccende. Non sono stati fino adesso registrati eccessi di afflusso ai pronto soccorso legato a eventuali ondate di caldo. C'è da dire che appunto la prima giornata di caldo non eccezionale ma abbastanza intenso si è registrata ieri, quindi è ancora presto per dirlo. Intorno alle 16 c'è stato un incidente tra uno scooter con a bordo due persone e un furgone a Rapallo sulla via Aurelia di Ponente. Una delle due persone che erano sul motociclo è stata portata dall'elicottero in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Ha subito una frattura scomposta ed esposta di tibia e perone, perdendo molto sangue. L'altra è stata portata in codice giallo all'ospedale di Lavagna con un trauma a una gamba e alla schiena. Sul posto per i soccorsi sono intervenute l'automedica del 118 e le due ambulanze di Croce Bianca Rapallese e i volontari del soccorso di Sant'Anna. Quattro persone sono state denunciate per truffa aggravata in concorso. I carabinieri degli Zoagli ritengono che abbiano ingannato un imprenditore settantenne degli Zoagli, convincendolo a effettuare 15 bonifici per un ammontare di oltre 53.000 euro su diversi conti correnti a loro intestati. L'uomo nel febbraio scorso ha denunciato ai militari di aver ricevuto delle telefonate da parte di una persona che si spacciava come un operatore antifrode della NexiPay, che lo convinceva a fare dei versamenti in altri conti correnti per evitare una truffa. È poi riuscito a revocare quasi tutti i bonifici, tranne uno di 20.000 euro. I cinghiali in Liguria sono troppi, secondo Coldiretti, che questa mattina ha organizzato una manifestazione in piazza De Ferrari a Genova. L'associazione ha chiesto alla regione un piano straordinario per ridurne il numero. Vediamo. Siamo a Rapallo in pieno giorno. Una madre cammina con i suoi cuccioli in una zona a monte del torrente San Francesco, nei pressi della funivia per Montallegro. Una presenza dei cinghiali in pieno centro urbano che ormai non è più così insolita per i cittadini della Liguria. Per quanto mansueti, la presenza di animali selvatici in pieno centro è un problema, sia per i danni che causano cercando cibo nei bidoni della spazzatura e negli orti, sia perché possono provocare incidenti stradali. Sono stati 170 in Italia nel 2023 quelli provocati da animali selvatici, secondo l'osservatorio ASAPS. Un esempio per spiegare i motivi della manifestazione che si è svolta questa mattina a Genova in piazza De Ferrari. L'associazione di categoria Coldiretti chiede alla regione un piano straordinario per diminuire la proliferazione di fauna selvatica, soprattutto per quello che riguarda gli ungulati. Che vada a prevedere tutte le possibilità che gli articoli e i dispositivi mettono a disposizione per non dipendere soltanto dall'attività venatoria, ma poter introdurre anche abbattimenti selettivi, l'introduzione di gabbie, l'aumento del nucleo di vigilanza venatoria regionale, che vada così a essere efficace sul territorio, anche in quelle porzioni di territorio dove l'attività venatoria normale non riesce a raggiungere i risultati prefissati. Quello dei danni alle colture da fauna selvatica è uno dei problemi più sentiti dagli associati di Coldiretti. In quanto l'anno scorso abbiamo avuto ingenti danni su patate e altre colture, in quanto scavano e cacciano all'esterno del terreno patate e non possono essere più essere raccolte, e spaccano le piante, i recinti, e è veramente un grave problema per tutti noi. Il presidente ad interim della regione e assessore all'ambiente Alessandro Piana sostiene che la regione abbia poco spazio di manovra a causa delle leggi nazionali. Continuare a subire dei danni a causa di leggi nazionali che forzatamente obbligano
le regioni obbligano i territori a non attuare delle norme di buon senso, non ha proprio più senso. C'è una legge nazionale che è adattata di 32 anni, oggi abbiamo un decreto che ci consente a livello regionale anche di attuare qualche riforma ulteriore in materia di caccia, ma soprattutto di contenimento. Cerchiamo ovviamente nelle more dei regolamenti di dare seguito e attuazione a quelle norme. Problema non secondario, la peste suina africana, ormai da più di 2 anni diffusa in Liguria e veicolata dai cinghiali. Al momento continuano ad esserci nuovi casi e questo impedisce di ripopolare gli allevamenti di maiali. Rimaniamo in tema, ci sono 9 casi di peste suina africana in più rispetto alla settimana scorsa, tutti segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 984. I 9 casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, 1 a Bargagli, sono 21 i casi in totale, 3 ad Avagna, 21 anche qui i casi in totale, 5 a Genova, dove sono 251 i casi in totale. Rimangono stabili a 156 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività della peste suina africana. Sono aperte fino al 29 luglio le iscrizioni per partecipare ai corsi gratuiti addetto alla postazione di Saldo Carpenteria. 2 edizioni che si realizzeranno rispettivamente al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno e al Cisita di La Spezia. Per i partecipanti è prevista anche un'indennità di 1.000 euro al mese. Vediamo. Si tratta di corsi di saldo carpentiere e quindi sarà un corso che ci vedrà formare questi ragazzi che si iscriveranno a questo percorso attraverso diverse tecniche di saldatura che sono estremamente importanti per i 2 cantieri, che uno è quello di Riva Trigosa e l'altro quello di Muggiano. Sono 10 posti disponibili per il corso di addetto alla postazione di saldo carpenteria, una figura molto richiesta dalle aziende navalmeccaniche e che Fincantieri, grazie al progetto Maestri del Mare, in collaborazione con il Villaggio del Ragazzo e Cisalfa, propone in vista di una quasi certa assunzione nei 2 stabilimenti di Riva Trigosa, Sesto Levante e del Muggiano alla Spezia. L'azienda riconoscerà ai partecipanti un'indennità di formazione pari a 1.000 euro al mese, mentre, sempre a carico di Fincantieri, gli allievi residenti in località distanti dalla sede del corso potranno beneficiare del vitto e dell'alloggio durante la formazione e per un periodo successivo all'inserimento lavorativo. Il carpentiere in metallo realizza strutture sulla base della documentazione tecnica fornita attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari e le attrezzature e gli utensili propri del taglio. Destinatari del corso sono giovani e adulti con l'obbligo di formazione assolto. Saranno 2 le iniziative che verranno promosse sul territorio ligure, una per Riva Trigoso e che verrà gestita dal Villaggio del Ragazzo e una a Spezia che sarà gestita dall'ente di formazione Cisita. Un'iniziativa importante finanziata da Regione Liguria e attraverso i fondi del Fondo Sociale Europeo, un'iniziativa che permetterà a più del 60% dei partecipanti di essere occupati, anzi noi speriamo che il numero sia ancora più ampio. Lo sviluppo del corso prevede attività per un totale di 526 ore. Il termine per la presentazione delle domande scade il 29 luglio. In base al numero di iscrizioni seguiranno le selezioni. Il corso è aperto, quindi diciamo sono tutti maggiorenni che abbiano conseguito la qualifica o diplomati. È possibile comunque richiedere tutte le informazioni che riguardano questo percorso presso la nostra segreteria, quindi invitiamo tutti i ragazzi davvero a cogliere questa opportunità perché è un'opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro. Il problema segnalato sulla nuova app dei tassisti di Sesto Levante è stato risolto dai tecnici del comune. Lo rende noto l'amministrazione spiegando che non si trattava di un malfunzionamento dell'applicazione ma di un difetto dell'apparato hardware che trasferisce le chiamate dal numero fisso all'applicazione. A segnalare il malfunzionamento era stato il portavoce dei tassisti di Sesto Levante, Fabio Bencivegni. L'app VoiceSpeed, questo è il nome, perché serve a chiamare o prenotare un taxi, è stata introdotta dallo scorso 1° luglio e permette di convogliare direttamente sui telefoni cellulari dei tassisti in servizio le chiamate dei clienti, eliminando così il passaggio per il telefono fisso posizionato nella piazza antistante la stazione ferroviaria a cui i tassisti dovevano recarsi per rispondere alle chiamate. Cosa fare quando ci si perde nel bosco per chiedere aiuto e come evitare di trovarsi in situazioni di questo tipo? Se ne è parlato nella sede della Croce Bianca Rapallese nell'incontro intitolato Aiuto, mi sono perso nel bosco, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza della Liguria. Sentiamo.
Un incontro rivolto ai volontari soccorritori che devono sapere come comportarsi, ma anche a tutti coloro che possono andare a fare escursioni o in giro per i boschi e quindi trovarsi in situazioni di necessità. Lo ha organizzato la Società Italiana di Psicologia delle Emergenze della Liguria nella sede della Croce Bianca da Pallese. Il titolo è «Aiuto, mi sono perso nel bosco». Con l'estate aumenta il numero di persone che vanno in giro in ambienti naturali, a volte anche non esperte o non equipaggiate adeguatamente. Spesso capita che si perda l'orientamento in un bosco o che non si riesca a proseguire a causa di infortuni. In ogni caso è sempre bene avere alcuni accorgimenti. I punti principali sono sempre avvisare, quindi creare sempre una comunicazione con le persone che ci sono intorno rispetto alle nostre intenzioni. Quindi se decidiamo di andare fuori casa per una gita che magari attraversa i boschi e le nostre valli, indicare a una persona di cui ci fidiamo, un familiare o un amico, quali sono le nostre intenzioni, dove vogliamo andare, anche magari un'ora prevista per il rientro, in modo che sia possibile avvisare i soccorsi immediatamente quando quel tempo scade. Per quanto riguarda i soccorritori, invece, il primo passo è coordinarsi con le altre forze che intervengono in queste situazioni. Quando si interviene non siamo da soli e la coordinazione insieme appunto agli altri, che siano vigili del fuoco, che siano unità cinofile, che siano appunto persone che già si occupano della situazione, significa che il nostro intervento coordinato può far sì che sia accelerata e migliorata proprio la qualità del servizio offerto, perché il nostro è un servizio di aiuto, quindi più entriamo all'interno della situazione e meglio riusciamo ad attivarci e a coordinarci con gli altri per poter arrivare all'obiettivo, che poi appunto ritrovare la persona che è scomparsa in quel momento e aiutare i familiari nel caso ci fosse appunto una necessità di sostegno. L'APTEBA, l'associazione di Pet Therapy e Bioetica Animale, ha donato 2 defibrillatori alla Croce Bianca da Pallese e ai volontari del soccorso di Sant'Anna, uno a testa. Si tratta di uno strumento semplice da usare, ma importantissimo nelle emergenze. Sentiamo. Quando una persona ha un arresto cardiaco, è poco il tempo a disposizione per provare a rianimarla prima che inizi ad esserci un deperimento delle cellule. Per questo è molto importante la presenza di defibrillatori sul territorio, uno strumento immediato e semplice da usare, seguendo le indicazioni del 118, ma che può salvare vite. Seguire le istruzioni. Rimuovere gli indumenti dal torace del paziente. Applicare gli elettrodi come illustrato. Lui è il defibrillatore che ti dice quando è il momento, se è e quando è il momento di defibrillare, quindi non è che deve decidere la persona, quindi anche un neofita può semplicemente seguire le indicazioni tramite il 118 che intanto sta facendo arrivare i soccorsi, ma può essere che l'ambulanza tarda nel senso. Strumenti che sono anche a disposizione delle pubbliche assistenze e di chi deve intervenire sulle emergenze. L'APTEBA, l'associazione di Pet Therapy e Bioetica Animale, ne ha donati 2 alla Croce Bianca da Pallese e ai volontari del soccorso di Sant'Anna. Sono di marca diversa perché sono stati richiesti dal volontario del soccorso Sant'Anna, dalla presidente dottoressa Giorgia Brigati, voleva questo tipo di modello perché su tutte le ambulanze sono stati uniformati in questo senso, mentre per la Croce Bianca è un altro modello, ma funzionano tutti nello stesso modo. Noi abbiamo bisogno di queste donazioni, io continuo a dirlo, le pubbliche assistenze sono realtà locali. Ci mancherebbe, sono importantissime anche le realtà nazionali, importanti eccetera, però non dimenticatevi, cari cittadini, che dobbiamo garantire il territorio, la quotidianità, giorno e notte, i nostri soccorritori in tutto il Tiguglio, da Moneglia a Portofino sino a Santo Stefano Davide. Oltre che gli strumenti giusti, serve anche il personale. Per le pubbliche assistenze è vitale avere dei volontari, soprattutto tra i più giovani. Lavorare in Croce Bianca mi stia aiutando a comunque aprire gli occhi su tante situazioni che purtroppo ci sono e a crescere anche personalmente, perché comunque aiutare le persone è pur sempre una cosa positiva. E ho deciso di farlo per il semplice fatto che fare volontariato è una cosa che mi è rimasta nel cuore ed è una cosa che penso sia molto utile a livello anche personale. Il volontario, come diceva anche la mia collega Mary, come dicono comunque tutti i colleghi anche della Croce Bianca, è proprio, bisogna farlo per il bene degli altri, perché se non lo fai con quel pensiero lì non lo fai bene.
Al Policlinico San Martino di Genova, una persona che da tempo sostiene l'ospedale con donazioni di varia natura, ha regalato 35 borsoni al pronto soccorso. Le sacche appese alle barelle serviranno ai pazienti in attesa ricoverati di riporre in maniera ordinata i propri effetti personali. Un gesto molto apprezzato che permetterà di migliorare l'accoglienza e la permanenza dei pazienti e di favorire il lavoro dei sanitari che possono così muoversi più facilmente attorno al paziente durante la sua gestione. E adesso è il momento di vedere quali sono gli appuntamenti in programma per domani, giovedì 11 luglio. Appuntamenti in agenda per giovedì 11 luglio. È aperta alle visite la mostra di Mirko Gualerzi, Poesia incisa, organizzata dall'Associazione Il Mosaico, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nella sala della Torre Civica di Via della Cittadella a Chiavari. A partire dalle 14.30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova in programma il convegno Healthy and Active Aging Through Lifelong Prevention and Innovation, evento organizzato dal Ministero della Salute nell'ambito del G7 Italia 2024 per promuovere l'invecchiamento attivo e in salute attraverso la prevenzione lungo tutto il corso della vita. Body to Body è il titolo della mostra dei lavori di Roberto Altman, che è stata allestita negli spazi del Palazzo Comunale di Sestri Levante. Il taglio del nastro alle 18, l'esposizione sarà visitabile fino al 21 luglio con orari 10.13, 17.19.30, 21.23. All'Istituto Marsano, che si trova sulle alture di Sant'Ilario a Genova, c'è lo spettacolo itinerante Terre Shakespeariane di Daniele Ardini. Alle 18.30, alle 19.45, l'evento fa parte del festival In una notte d'estate di Lunaria Teatro. Nell'ambito del cartellone di circuito in musica, alle 19.30, nei giardini di Via del Tritone a Genova Sturla, concerto The Bad Tales, cover band dal cuore rock. Storie di stoffa sotto la luna è il titolo del laboratorio che il Centro Famiglia Tiguglio propone nella sua sede a partire dalle 20.30. Iniziativa per genitori e bambini dai 4 ai 12 anni. La violenza e la mitezza nella Bibbia è il tema dell'incontro in programma alle 20.45 nella Chiesa di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna. Interverrà Don Paolo Bacigalupo. L'iniziativa fa parte degli appuntamenti estivi per adulti e famiglie organizzati dal Vicariato della Val Fontana Buona. Nell'ambito della rassegna Voci in Giardino proposta dalla Società Economica di Chiavari, alle 21 nel Giardino dei Lettori della Biblioteca, Lorenzo Calza, autore del libro La Grammatica delle Nuvole per un ritorno al fumetto popolare, dialogherà con Giancarlo Berardi. Al Via Lavagna la prima edizione della rassegna di teatro di figura Le mani che parlano, con lo spettacolo itinerante in tre atti Oro Nero. Partenza da Piazza Marconi alle 21.15. Direzione artistica a cura dell'Associazione Culturale Teatrino Cherè. È tutto, grazie per averci seguiti. L'informazione in diretta su Teleradio Pace la ritrovate domani mattina alle 7.30 col TG Rassegna Stampa. Vi auguriamo una buona serata.